Direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti, stavamo commentando a microfoni spenti, soprattutto questo secondo tempo, direttore, tanta sfortuna per il Pescara, due legni clamorosi, altre due o tre occasioni ancora più clamorose, soprattutto quella di Gut con la parata di istinto di Perisan, peccato perché poteva arrivare una vittoria che avrebbe forse potuto rappresentare la svolta di questo finale di campionato, direttore. Sì, erano tre punti importantissimi, onestamente alla nostra portata, vista la partita che abbiamo fatto qui a Pordenone oggi. C'è un rammarico notevole, soprattutto per la mole di gioco e di occasioni che abbiamo prodotto. È normale che dobbiamo continuare così e dobbiamo fare qualcosa in più, perché vedendo comunque il risultato non basta quello che abbiamo fatto. Ecco, un pareggio che avrebbe potuto avere un peso maggiore se fosse arrivata per esempio la sconfitta dell'Ascoli, che invece è riuscito a pareggiare proprio nei minuti finali con il Venezia, tra l'altro Ascoli che sarà di scena a Pescara fra 4 giorni. Però tornando a questa partita, abbiamo visto due tempi un po' diversi. Nella prima frazione di gioco meglio il Pordenone, nella ripresa il Pescara ha fatto vedere le cose migliori, d'accordo? No, non sono d'accordo che il primo tempo ha giocato meglio il Pordenone. Forse ha avuto un pochettino di aggressività in più, però tiri in porta veri e propri non hanno avuto. Noi abbiamo avuto, secondo me, una buona occasione con Maestro, che ha perso il tempo per tirare in porta, e forse quella è stata l'occasione un po' più nitida, tranne un po' il colpo di testa che ha fatto Scavone il primo tempo sul calcio piazzato. Però sapevamo che loro erano molto bravi su palla da fermo, quindi siamo stati veramente bravi anche in fase difensiva. È normale che, vedendo poi il secondo tempo con questa qualità, con questa lucidità comunque a trovare il giocatore smarcato e fare superata numerica, ci lascia un rammarico, ma dobbiamo essere ancora più arrabbiati, perché la squadra produce, la squadra migliora partita dopo partita e dobbiamo continuare solo così, se non meglio. La fase difensiva, diceva direttore, Pescara continua a non prendere gol, e questa è sicuramente una bella notizia, una cosa importante, però si continua a faticare in attacco. Oggi, a dire il vero, di occasioni ce ne sono state anche diverse, però il gol continua a latitare. Sì, il gol continua a latitare, però onestamente oggi abbiamo prodotto tanto e bene, dovevamo cercare di fare, siamo stati sfortunati, ma potevamo fare meglio, dai. Si guarda la gara di martedì con l'Ascoli, una gara a questo punto importantissima, perché la classifica dice che bisogna vincere. Ma noi abbiamo detto all'inizio, le partite dobbiamo solo vincere, quindi c'è sempre rammarico quando le partite si pareggiano soprattutto in questo modo. Quindi il nostro obiettivo è sempre la vittoria e dobbiamo continuare a pensare solo alla vittoria in ogni cosa che facciamo, quindi dobbiamo pensare positivi e cercare di fare quel cosino in più che ci permette di portare a casa 3 punti. Sì, Andrea, ti ascolto. Gaeta, vai dietro. Sì, ma dove va? Spostati dietro. Cambio di modulo dovuto, parliamo soprattutto del settore difensivo, dovuto alle assenze, o direttore, c'era stato in settimana un lavoro per cambiare modulo e cambiare qualcosa in difesa ma anche a centrocampo? Questa è una domanda che dovete rivolgere al mister, onestamente. Ha provato quasi tutta la settimana a giocare a 3. L'obiettivo era quello comunque di abbassare Valdifiori in mezzo ai due centrali, però non c'è stato motivo per farlo, quindi la squadra è rimasta nelle posizioni attuali, soprattutto in fase di non possesso. Era quello che dovevamo fare, abbassare Valdifiori nei due centrali, perché loro giocavano con il trequartista e le due punte. Però visto e considerato che il trequartista non era molto aggressivo, i giocatori sono rimasti nelle proprie posizioni. A proposito di secondo tempo, ci sono stati dei cambi che hanno anche operato sicuramente dei miglioramenti sul piano del gioco e anche delle occasioni. Seter continua a rinviare l'appuntamento con il gol. Come sta soprattutto a livello fisico l'attaccante del Pescara?
ha fatto una settimana piena di lavoro, quindi è normale che dopo mesi di gestione, questa è la prima settimana che si allena completamente con la squadra, quindi abbiamo bisogno di lui, però abbiamo bisogno di lui allenato, sicuramente non possiamo metterlo in condizioni se non si allena. Per chiudere, direttore, volgiamo a questo punto veramente lo sguardo alla gara di martedì con l'Ascoli. Tornerà a disposizione Drudi dopo la squalifica, potrebbe essere recuperato anche qualche altro giocatore. È esagerato dire che quella di martedì sera sarà una gara per il Pescara da dentro fuori? A noi tutte le partite sono dentro fuori, l'ho detto già dall'inizio, che da quando è arrivato il mister. Purtroppo non abbiamo tempo, abbiamo fatto male all'inizio, abbiamo fatto male durante il campionato e quindi questo non ci permette di poter capire e di poter programmare altri risultati che non sia quella della vittoria. Quindi tutte le partite sono importantissime, anche oggi è una partita fondamentale, non sono arrivati 3 punti con rammarico, ma dobbiamo assolutamente vincere le partite. Ha avuto modo di parlare con il presidente Sebastiani, che oggi non è presente a Pordenone, e poi l'abbiamo vista parlare anche con Grassadonia. Cosa ha detto il tecnico, e tra poco ascolteremo comunque in conferenza stampa? Era rammaricato, perché queste partite qua bisogna vincerle, è rammaricato come tutti quanti noi, è normale che poi, vedendo come abbiamo finito la partita, è normale che ci lascia veramente un amaro in bocca. Abbiamo parlato soprattutto di questo, dell'occasione che dovevamo sfruttare meglio, di quello che dobbiamo fare meglio per cercare comunque di chiudere le partite. Questa era una partita da vincere, l'abbiamo dimostrato e dovevamo vincerla. Purtroppo ci sono anche gli avversari, un pochettino di sfortuna, è stato bravo pure comunque il difensore a stoppare la palla su Galano alla fine, quindi c'è pure il merito della la grande parata passata di Perisan. Il portiere ha fatto con quello per parare, è normale che si poteva fare qualcosa in più, ma onestamente la squadra ha dato tutto oggi in campo, complimenti a loro.